Anche perché lo ricordiamo, i nostri sindaci italiani, alcuni sono finiti sul New York Times, li ha pubblicati Naomi Campbell. Ne vediamo uno in particolare, ovvero il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che nuovamente sui suoi profili social ha pubblicato scene in cui lui letteralmente, possiamo dire, sgrida i suoi cittadini. Ecco cosa è successo ieri. No, ma io non morto. Lei da sua figlia non può andare, lo facciamo per il bene tuo, lo stiamo facendo, non è che lo stiamo facendo per il bene tuo. A me non mi succede niente che tu vai da tua figlia. Se tua figlia esce, c'è il virus, ti ammali tu e tu sei una persona di una certa età, puoi morire, come lo dobbiamo spiegare? Oppure se ce l'hai tu che te ne vai in giro e poi vai a casa tua figlia, c'hai figli? E perché devi andare a creare problemi a tua figlia e bambini? Devi stare a casa! Ti sei preso una multa, come se la prendono tutti. Quanto hanno fatto? 533. Se la paghi subito c'hai lo sconto. Paga la multa perché hai sbagliato, non lo devi fare. Devi stare a casa, per il bene tuo ti sei preso la multa. Vai. Vai a casa, mo. Ti faccio seguire, se scopro che stai andando a tua figlia, giuro che ti faccio seguire, ti faccio sequestrare la te all'automobile. De Magistris, io rido perché ridevamo qua in studio, perché giuro che ti faccio seguire se scopro che vai da tua figlia. De Magistris, se lo fa anche lei? Ma guardi, tutti i sindaci ci stanno per strada, noi stiamo vicino alla gente, stiamo facendo un lavoro incredibile, da sud a nord, centro, isole, indipendentemente dalle appartenenze politiche. I sindaci tengono la coesione sociale del paese. Quindi noi stiamo nei luoghi in cui c'è sofferenza, andiamo nelle case, pretendiamo più controlli nei luoghi in cui si fanno assembramenti. Stiamo facendo un lavoro enorme, siamo rimasti a mani nude, perché il governo ancora non ha pensato ai sindaci, e se crollano i sindaci come birilli crolla il paese. Ma il bonus alimentare che vi sono arrivati non sono sufficienti? Beh, arriviamo massimo fino a fine aprile, in più con i fondi del comune e dei privati copriamo circa 30.000 famiglie, ma se il governo non rifinanzia 400 milioni per tutto il paese, per i bisogni reali che ci sono, guardi, noi dobbiamo essere più rapidi della criminalità, che ha liquidità, non ha burocrazia e sa dove bussare. Allora o lo Stato fa presto, oppure un mese di ritardo può essere troppo tardi. De Magistris, lo chiedo anche all'ex magistrato, siccome lo dicevamo anche prima, se non c'è liquidità, c'è qualcuno che ha sempre liquidità, è la criminalità organizzata. Ha sul suo territorio sentore, ha avuto insomma riferimenti di qualcosa che già sta accadendo? Per ora l'epidemia sociale ed economica non è diventata questione criminale di ordine pubblico, perché a Napoli c'è una rete popolare di solidarietà molto forte. E anche noi ci siamo mossi molto rapidamente con un fondo comunale di solidarietà, il Cuore di Napoli, con cui diamo dei buoni pasto, le persone vanno ai supermercati e acquistano, ovviamente chi ne ha profonda necessità, e il Banco Alimentare di Mutuo Soccorso, dove portiamo con dipendenti e volontari medicine e generi alimentari nelle case. In più c'è la solidarietà napoletana. Stiamo reggendo così però, Per ora il governo ha fatto delle misure che rispettiamo, ma sono assolutamente inadeguate rispetto all'emergenza e rispetto all'economia di guerra di cui il paese ha bisogno. Ecco, e questo fondo come si può accedere? 300 euro al nucleo familiare per una spesa massima di 100 euro a settimana. Si accede online scaricando un modulo. Per chi non ha la possibilità di avere un computer o non riesce a compilare il modulo, si va presso i CAF. Per ora siamo a 15.000 domande accolte, quindi si fa anche subito una verifica, si ha un PIN e con la carta d'identità si va al supermercato convenzionato. Hanno aderito circa un centinaio di esercizi commerciali, quindi una grande risposta della città, anche senza burocrazia, devo dire la città sta rispondendo con maturità e responsabilità complessivamente. Ecco, si vedono immagini di Napoli con gente per le strade. Lei ha scritto è perché le strade di Napoli sono strette. I suoi cittadini, sia sincero, come stanno reagendo all'obbligo di stare a casa? E a che punto è la pandemia lì da voi? Io vedo gente per strada in diverse parti del paese. Ma questa nella è Napoli, città, scusate? Vabbè, ditemelo, è Napoli quando? Scusate, sto parlando con la regia in diretta tramite Maurizio. Quando? L'altro ieri, questa è Napoli. La strada non mi sembra molto stretta, sindaco, stanno tutti in giro. No, signora, guardi, tutti in giro assolutamente no. Cerchiamo di dare informazioni corrette. Allora, a Napoli la maggior parte della gente sta da un mese, ancor prima che il governo facesse i provvedimenti, noi abbiamo chiuso scuole, abbiamo chiuso i cantieri e fabbriche. E forse anche per questo non abbiamo ancora e ci auguriamo mai un effetto tsunami. Poi a Napoli, come in altri luoghi,
c'è gente che non rispetta e viene multata. Noi abbiamo chiesto alle forze di polizia, che lo stanno facendo, più controlli in quei luoghi della città, che immagino sono conosciuti in tutto il mondo, dove ci sono decine di botteghe alimentari l'uno accanto all'altro e persone che vivono in 10 nei bassi. Quindi basta che esce una persona per famiglia e si ha quell'immagine che vede lei. Poi le persone finanche cercano di rispettare la distanza sociale, finanche vorrebbero avere le mascherine che ancora non ci hanno dato, e siccome non ce le hanno dato ce le stiamo andando a prendere. Io mi sono attivato in Campania, pur essendoci un divieto nazionale, ci siamo andati a prendere le mascherine. Quindi io penso, lo dico, ma non perché devo difendere la mia città, perché noi pure sanzioniamo. No, ma non è che un'accusa. Invece, io credo che dobbiamo dare atto a questo paese che sta facendo dei sacrifici enormi. Certo. No, se no mi sembra che qua il nemico diventa il cittadino che, come dire, in qualche modo va a fare la spesa per portarla alla vecchietta che ha bisogno. Questa immagine qua io non ci sto, sinceramente. Cioè di dire sono a colpa vostra che andate in giro. Lei non l'avrebbe fatta quella scena che ha fatto De Caro? No, ma le facciamo anche noi, vabbè, guardi, dai. Scendo anche io per strada e quando vedo qualcuno che non può stare, lo rimprovero. Certo. Però voglio dire, voglio sottolineare che la stragrande maggioranza delle persone rispettano. C'è qualche imbecille, c'è qualcuno che non le rispetta, ma bisogna anche comprendere le città. Napoli è più simile a Betlemme che a Berlino. Napoli, voglio dire, è una città, solo chi non la conosce, Pignasecca, Sanità, Basto, sì, sì, Antignano, no, certo, è che poi purtroppo il virus colpisce Betlemme come Berlino, e quindi quello è il tema, la preoccupazione poi, no. Ma io li abbraccio tutti i napoletani, sono mezza campana pure io di origine, quindi insomma ci mancherebbe, no? Sono sicuro che tutti stanno facendo la loro parte e continueranno a farla. Io Sindaco, la ringrazio. Ci sarebbe una misura, se posso, che aiuterebbe molto tutto questo, però purtroppo in Regione Campania c'è un'ordinanza del Presidente che non ce lo consente. Sarebbe la consegna a domicilio online dei pasti. Questo sicuramente eviterebbe che alcune persone debbano per forza scendere per strada. Però noi purtroppo in Campania teniamo questo divieto assurdo che non si può portare il cibo a casa in condizioni di sicurezza, ovviamente con tutti i parametri. Vabbè, ma vi siete parlati con De Luca? Sì, sì, ma l'abbiamo detto nelle sedi istituzionali, nelle sedi pubbliche, lo sto dicendo anche ad Agorà, però sa, poi ognuno decide per quello che pensa, siamo in democrazia. Va bene, grazie al sindaco De Magistris, grazie a Rutelli, ci saluti il cinema, lo abbracciamo.